Dunque, mi è stato chiesto di parlare in italiano anche per bilanciare le nazionalità. Io non sono un esperto di cinema e non sono un esperto di effetti speciali, ma il titolo di questo nostro incontro era Pro o contro le nuove tecnologie audiovisive, e queste comprendono anche altri strumenti multimediali, stato accennato ora, sussidi ROM, ipertesti che girano sul normale personal computer in casa. E anche qui si discutono pro e contro, chance e rischi, così come si discutono qui per le nuove tecnologie e per il cinema, anche in quel campo si discutono possibilità e rischi dei nuovi ipertesti multimediali rispetto al futuro del libro. A questo argomento è stato dedicato un convegno che si è svolto alla fine di luglio al Centro di Studi Semiotici e Cognitivi dell'Università di San Marino, dove c'erano i massimi esperti mondiali del problema dell'ipertesto. Certamente questo mio intervento avrebbe dovuto essere subito prima o subito dopo quello di Wim Wenders di oggi pomeriggio, che pare voglia occuparsi più a livello filosofico dei pro e dei contro. Certamente sarebbe stato utile mostrarvi alcuni esempi di un lavoro che sto seguendo anch'io sugli ipertesti, ma abbiamo poco tempo a disposizione e pertanto mi limiterò in prima istanza a dire pochissime cose sul pro e il contro nel mondo del cinema da esterno, e poi di cercare di fissare invece analogie tra nuove tecnologie audiovisive digitali nel cinema e nuove tecnologie audiovisive digitali per quel che riguarda l'informazione scritta. Guardate, la storia è vecchia: all'apparizione di ogni nuovo medium c'è stata una discussione su dove saremmo andati a finire. Il primo episodio sia nel Fedro di Platone, dove il faraone si impressiona per l'invenzione della scrittura e dice: la gente, imparando a scrivere, perderà l'abitudine ad esercitare la memoria. Alcuni millenni dopo Proust viene a dimostrare che è possibile scrivere e non sottovalutare la memoria. Rimane ormai celebre e viene citato in tutti i convegni su questi argomenti la frase che il canonico Frollo pronuncia in Notre Dame de Paris di Victor Hugo: guarda dalla finestra le torri di Notre Dame, la cattedrale, ha davanti a sé un libro e dice: se si tuerà cela, cioè il libro farà. Sancisce ormai la fine della cattedrale come enciclopedia di pietra e dell'architettura e così via. Non è successo. È stato anzi detto che l'avvento di un nuovo medium libera il medium precedente da alcune servitù invece di ucciderlo. E uno degli argomenti preferiti è che l'avvento della fotografia e del cinema hanno liberato la pittura dalla necessità della rappresentazione realistica. La pittura non ha più dovuto occuparsi del ritratto o della celebrazione di eventi storici, ed è stata libera di tentare nuove avventure percettive, non a caso impressionismo e fotografia sono coevi, o addirittura le vie dell'astrazione, cioè la pittura non è morta, ha preso altre strade creative. L'argomento è buono, ma non è del tutto vero, cioè non esaurisce il problema, perché ci accorgiamo oggi che la pittura non ha affatto rinunciato al ritratto, al paesaggio, c'è anzi tornata, solo che c'è tornata in un modo arricchito dalle stesse esperienze della foto e del cinema. Cioè, senza la foto e il cinema non ci sarebbe l'iperrealismo, non ci sarebbe stato Andy Warhol. Senza l'esistenza della fotografia non ci sarebbe stata la pittura di Hopper, che vede il mondo, la città, con un occhio fotografico. Ma senza l'avvento del cinema non ci sarebbe stato il futurismo italiano e il cubismo, cioè di una pittura che cercava di realizzare un movimento dopo che di questo movimento aveva avuto esperienza con i Lumière. E non parliamo dell'influsso della pittura sul cinema. Pensate, quando si diceva che il Technicolor avrebbe
ucciso la vera grandezza del cinema, che era la severità monocolore del Patyomkin o della grande illusione, e Natalie Kalmus sembrava la nemica del cinema. Poi è bastato Laurence Olivier con Enrico V, Powell con Scarpette Rosse, per dimostrare come si può usare il colore in modo artistico, ispirandosi alla pittura. Se non ci fosse questa, scusate la brutta parola, sinergia continua tra cinema e pittura, non avremmo neanche il cinema di Greenaway. Senza poi pensare a problemi economici non indifferenti. So di intere truppe di cinema che devono aspettare per 3 settimane che nevichi su una certa montagna per girare una scena con la neve spendendo un sacco di soldi. Se oggi un giovane regista può farlo facendo nevicare digitalmente, la cosa mi pare molto democratica. Quindi, da questi nuovi episodi ci si attendono degli esiti di cui non sappiamo ancora nulla, cioè aspettiamo il nuovo Powell, il nuovo Olivier, eccetera, e ci sarà naturalmente il rischio della produzione di effetti speciali fini a se stessi, di puri gadgets, ma questo è un rischio sempre connesso alle nuove tecnologie. Infine, vi inviterei a non dimenticare che all'inizio della storia del cinema c'è Méliès, cioè degli effetti speciali, e che dal punto di vista di una mistica del realismo l'uso del trasparente è un peccato originale nella storia del cinema e della televisione, l'istanza stessa della falsità in un'arte ancora una volta. E allora facciamo l'esempio partendo dalla nostra situazione normale di lettori e di un libro. Noi leggiamo da sinistra a destra. Proprio ieri un giornalista mi ha chiesto con che tecnica ha scritto il suo nuovo romanzo. Ho detto da sinistra a destra, che è una tecnica fondamentale per cominciare a scrivere, se non si è israeliani. Noi leggiamo un libro da sinistra a destra e vorrei dire top down, dall'alto in basso, cioè dalla prima pagina in profondità sino che arriviamo all'ultima. E questo libro molte volte, questo accade nella narrativa ma anche nella saggistica, mette in opere delle analessi o delle prolessi in una serie di conferenze a Harvard University. Ho deciso di usare un termine di tipo cinematografico, dei flashbacks and dei flash forwards. Il libro ci dice come avevamo detto, oppure dice su questo problema parleremo più avanti, cioè ci dispone psicologicamente sempre a voltarci indietro e a guardare in avanti. Questo comunque è il modo in cui leggiamo un libro di narrativa. Talora l'attesa di quello che dovrebbe avvenire, che magari ci viene annunciato, ci porta, come fanno molti, a sfogliare rapidamente il libro per leggere subito l'ultimo capitolo e sapere chi è l'assassino. Qualcuno suggerisce che questo è un modo sbagliato di leggere libri. Se l'autore non ci dice subito chi è l'assassino è perché vuole creare un minimo di spasimo. Si noti che con la videocassetta ormai si può fare questo anche nel cinema, prendere il più bello dell'Hitchcock, andare avanti e vedere subito la fine. Peggio per noi, il mezzo però lo consente. Come leggo un dizionario? Purtroppo leggo il dizionario sempre linearmente come il libro. Mettiamo che voglio andare a cercare la parola cavallo e trovo mammifero perissodattilo, però non so cosa vuol dire perissodattilo, allora vado a cercare alla P perissodattilo, dove vengo a sapere che è un ungulato, non so cosa vuol dire ungulato, vado alla U, si noti che se il dizionario è il Battaglia in 25 volumi devo alzarmi e spostarmi e finalmente, come in ogni buon dizionario, circolarmente ogni termine rinviando ad un altro posso avere un'idea sufficiente di cosa sia un cavallo. Oppure sono uno studioso, faccio un esempio del 600 perché vedremo che l'esperienza di cui parlo riguarda il 600, voglio sapere se Cartesio era contemporaneo di Monteverdi o se poteva essere a conoscenza di una certa opera di Pascal.
Cosa faccio di solito? O vado su vari volumi dell'enciclopedia CMP, poi mi prendo nota, data di nascita, data di morte, faccio delle comparazioni, o se non ho l'enciclopedia avrò una vita di Cartesio, una vita di Pascal, una cosa su Monteverdi. Oppure leggo L'infinito di Leopardi. Sempre caro mi fu questo Ermocolle, mi può nascere il gusto di sapere se l'espressione Ermocolle è già apparsa nella storia della letteratura italiana. Cosa mi dà un ipertesto? Mi dà la possibilità di avere immediatamente davanti a me, partendo da cavallo o da perissodattilo, tutte le altre definizioni. Mi dà la possibilità di avere contemporaneamente e magari rappresentato graficamente l'estensione della vita di Cartesio, di Pascal e di Monteverdi con la corrispondenza delle date. Mi dà su un ipertesto come quello recentemente prodotto dalla Zanichelli tutte le occorrenze, se ci sono, di Ermocolle nella letteratura italiana, o anche di Colle senza Ermo, o di Ermo senza Colle. Può darsi che a ciascuno di noi interessi pochissimo sapere le occorrenze di Ermocolle, ma ci sono studiosi che hanno bisogno di questo gadget. Naturalmente questo gadget può comportarsi anche non solo ipertestualmente ma anche multimedialmente. Facciamo un rapidissimo esempio dell'esperienza che ho fatto negli ultimi tre anni, quando per e su sollecitazione della multimedia che dipende da Olivetti, un gruppo di studiosi dell'Università di Bologna e poi di ricercatori che hanno costituito una società per la produzione di questo ipertesto, la società si chiama Horizons Unlimited, gli appassionati di fumetti riconosceranno la citazione e agli altri non gliela diciamo, si è iniziata la produzione di quello che idealmente potrebbe diventare una storia dell'umanità in vari dischetti. Il dischetto che si sta per terminare e presentare a Francoforte riguarda il solo secolo XVII, il 600, ma del 600 dice tutto, eventi storici, politici, artistici, economici, eccetera. Come funziona un ipertesto del genere? Potete vederlo per cronologie, su una banda orizzontale avete il secolo diviso in decenni, ma potete zoomare, avere un decennio diviso in anni, e potete zoomare e idealmente avere un anno diviso in mese, e volendo un mese, un giorno diviso in ore, ammesso che ci si arrivi, non credo, ad eventi così strettamente puntuali. E sull'altra colonna potete questo decennio averlo diviso per paesi, Inghilterra, Olanda, per discipline, scienze naturali, letteratura, eccetera. All'interno di queste corrispondenze cronologiche potete puntare sulle varie parole, nomi propri o nomi di eventi, e vi appare su questo evento una scheda. All'interno della scheda potete puntare su parole, nomi o di eventi ed avere il rimando a informazioni più precise, o addirittura il rimando a dei libri, che sono vasti libri introduttivi su un certo argomento, che contengono immagini. Su quelle immagini potete zoomare ed averla ingrandita. Se poi nel libro vi si parla di Monteverdi, potete andare a pescare una partitura zoomando, sulla quale potete avere o tutta l'esecuzione o i soli violini o le sole sezioni ritmiche o un solo filtraggio elettronico, musica più parola, oppure potete avere il testo e così via. Su certi avvenimenti su cui ci sono stati dei film di ricostruzione documentaria, Galileo, Cavani, potete avere il filmato su ciascuno, oppure su un evento potete andare all'Atlante animato che vi mostra. E per cui, se volete sapere quando Cartesio era in Svezia, cosa succedeva nel frattempo in Francia, lo vedete contemporaneamente più o meno animato, o la musica che poteva ascoltare Cartesio a quell'epoca. Come capite, è un giochino che serve a chi vuole penetrare in un universo storico, che non
conoscevo abbastanza, ma serve benissimo anche al professore universitario, allo studioso, che per avere una certa notizia su un incrocio o la contemporaneità o meno di due cose non ha da perdere un giorno a tirare giù i vari volumi della sua enciclopedia, ma per quel che riguarda la notizia ce l'ha subito, senza parlare che poi gli avvenimenti, i concetti principali sono anche diffusi su pagine di libro, anche ampie. Abbiamo calcolato che c'è percentualmente su un solo secolo molta più informazione di quanto è contenuta nell'enciclopedia britannica. Ora Treccani, più di 10.000 schede. Se poi vi dà noia a leggere sullo schermo, vi stampate la parte che vi interessa, anzi la vostra lettura personalizzata, il percorso che avete fatto per cercare certe cose viene per così dire isolato e vi viene. Qual è il discorso che si svolge ormai intorno a queste tecniche di cui questo nostro dischetto del 600, che si chiama Encyclomedia, è solo uno degli esempi possibili e ve ne ho parlato perché ho una certa familiarità. Vediamo i pro. Se sì, durerà, se la abolirà il libro, lo abolirà in senso pratico. Guardate che in gran parte è vero, cioè è possibile mettere tutta la Treccani su tanti dischetti che occupano lo spazio così, lo stesso tipo di informazioni, gli stessi testi, liberando un'intera parete e un'intera scaffale. A questo punto qui non vedo perché no. Dicevo oggi in un'intervista che il libro costituisce ancora una novità tecnologica incredibile, perché su un'isola deserta o a cavallo di un cammello nel Sahara posso portarmi in tasca un libro, ma non posso portarmi un CD-ROM con un computer perché non so dove mettere la spina. Quindi la genialità tecnologica dello strumento libro, che sopravvive a un naufragio enorme. Ma siccome sull'isola deserta o a cavallo del cammello non posso portarmi tutta l'enciclopedia britannica, il fatto che l'enciclopedia britannica venga sostituita da una scatola di CD-ROM può essere. Ma naturalmente si va molto al di là, perché si dice che l'ipertesto permetterà delle letture multiple e creative del libro. Di per contro si dice, quindi l'ipertesto, dandomi tutte queste informazioni e queste possibilità di continuo passaggio, o come si dice, navigazione, perché mi permette quasi come un verme di perforare il volume del libro e passare in un secondo da pagina 1 a pagina 100 e tornare indietro e connettere tutte queste pagine tra loro, abbiamo visto con l'ipertesto, può anche dirmi, nel caso mi interessasse, tutte le volte che appare la congiunzione e nei promessi sposi, riempiendomi l'intero schermo. Sono affari vostri se vi interessa, però ve lo fa. Allora, cosa fa l'ipertesto a questo punto? È l'argomentazione contro. Elimina il ritmo meditato della lettura, integrandomi l'immagine, il suono, il film con l'informazione scritta, elimina il potere evocativo della parola. E in effetti, se qualcuno mettesse in ipertesto l'infinito di Leopardi, sarebbe e una perdita di tempo e una spesa inutile, perché vi navigo più facilmente tenendo un libro in mano. E terrore, pensate voi cosa sarebbe se, quando si dice infiniti spazi, mi si mostrassero immagini, magari animate e magari trattate digitalmente, di Recanati. Ora, una delle argomentazioni contro è, abbiamo fatto l'esempio della prolessi o l'analessi in un romanzo, o del flashback e del flash forwards. Chiaro che io, quando sono a pagina 200 di un romanzo, mi accorgo che una certa parola o una certa situazione mi sta rinviando a quello che ho letto 100 pagine prima. Oppure che un avviso, poniamo, Giovanni era felice, ma vedremo che si trattava di uno stato di grazia transitorio, mi sta annunciando un fato di Giovanni, mi fa capire che più avanti accadrà qualcosa. Ma quello che vuole il libro è che io non torni affatto indietro e non vada affatto in avanti.
vuole che giochi questo alone di ambiguità nel momento in cui leggo questo, mi sta ricordando qualcosa che è già stato detto, ma deve rimanere nel vago. Non devo saltare in avanti a vedere quello che succederà a Giovanni, perché avrei rovinato allora tutto lo spasimo e l'attesa che il libro cercava di impormi. Allora, se l'ipertesto intervenisse a permetterci di leggere l'Odissea o I Promessi Sposi o l'ultimo romanzo giallo in questo modo, ucciderebbe alcune possibilità di avventura della lettura. Però mettiamoci nei panni del critico. Il critico che legge I Promessi Sposi o l'Odissea sa già come va a finire. Il critico è effettivamente interessato a sapere se Ermo Colle appare un'altra volta nell'opera di Leopardi o a mettere in contatto parti diverse del libro. In questo senso un disco ipertestuale gli permette di navigare attraverso l'opera per fare un serio lavoro critico. Ma a questo punto bisogna fare una distinzione. Secondo me la parola ipertesto copre tre fenomeni diversi. Uno è un disco di ipersistema, un disco che contenga tutta l'enciclopedia britannica o trecani, o tutta la grammatica della lingua italiana, però restiamoci così. Abbiamo visto che è utilissimo, mi risparmia posto in casa, l'ipersistema è ottimo, però è un disco che contenga la dimostrazione di tutti i teoremi di matematica, e pensiamo come sarebbe bello per un ragazzo delle scuole vedere il teorema di Pitagora dimostrato visivamente nel suo farsi. Poi, opposto all'ipersistema, ci sarebbe l'ipertesto vero e proprio, cioè un disco che contiene un testo, i promessi sposi, o le ultime lettere di Jacopo Ortis, o l'Ulisse, o Ulysses di Joyce, come è avvenuto. In questo caso, se questo disco mi si offre come alternativa alla prima lettura, secondo me è un fatto negativo, perché mi toglie proprio il ritmo della lettura, mi permette di andare avanti e indietro troppo presto. Lo Ulysses vuole essere letto con buona pace di La Capria, ma lo ammette anche lui, con fatica anche nell'andare indietro. Così come sarebbe gravissimo che in un'opera di Wagner, quando appare un leitmotiv, l'orchestra si arrestasse e mi facesse sentire tutte le altre occorrenze del leitmotiv nello stesso ciclo del Nibelungo. Il bello, se ce n'è, dell'ascolto di Wagner è che l'apparizione del leitmotiv deve richiamarmi altre melodie analoghe che ho già sentito, ma che non posso avere sott'orecchio in quel momento se non come vaga forma di eco nel senso proprio del termine. Quindi personalmente non sono interessato a un disco ipertestuale che mi contenga un testo di prima lettura. Però sono interessato a un disco ipertestuale che mi contenga un testo come l'Odissea, la Divina Commedia o lo Ulysses di Joyce, che ormai è diventato sistema, cioè un universo, un deposito di dati, e nel quale lo studioso, alla sua seconda lettura, può cercare di rintracciare tutte quelle connessioni, di navigare attraverso l'opera, così come non aveva potuto fare in prima lettura. Però nel grande dibattito ci sono coloro che dicono l'ipertesto vero e proprio, cioè il romanzo messo in dischetto, mi permette, e poi le avventure del cambiare continuamente il finale o di fare avvenire nuovi fatti, nuove esperienze al personaggio, o addirittura mettendomi in rete di collaborare con altri lettori a manipolare il testo. Qui il laudato Temporis Actis inorridisce perché ci troviamo di fronte a una pratica che viola l'integrità dell'opera letteraria. Ma questa pratica in musica ha un nome e si chiama jam session jazz, che è improvvisazione e collaborazione collettiva partendo da un tema. Quindi se l'ipertesto in senso proprio diventa un piccolo gadget, gioco di ruolo, Dungeons and,
and Dragons, un modo di dare un libro illustrato mobile, ci troviamo di fronte, sì, veramente, a un gadget che poi finirà di essere superato da una nuova tecnologia e che lascia alla fine l'impressione di succhiarsi un dito. Se produce delle esperienze jam session, non vedo perché non debba produrla, perché l'esistenza della Dixieland Lambro Band non ha mai abolito l'esistenza dell'orchestra della Scala o della Bayerische Rundfunk, quella che nella radio italiana si dice Bayerische Rundfunk usualmente. Mentre gli ipertesti di sistema, che possono andare appunto dall'enciclopedia all'intero corpus dantesco, eccetera, sono, non sono dei gadgets di puro divertimento o di consumo per distogliere i ragazzini dall'uso del libro, ma sono degli strumenti importanti per il ricercatore. Per esempio il nostro 600, immagino che è uno strumento importante per il ricercatore, e nelle mani di un giovane, di un ragazzo, gli fa venire voglia di leggere libri, non gli elimina la produzione. Se voleva soltanto sapere chi era Cartesio, sostituisce il libro. Ma ponendogli dei contatti improvvisi e possibilità di rapporti tra Cartesio e Gassendi, per così dire, gli fa insomma venire voglia quando sarà più grande. Quindi direi in questo caso il libro non muore, accettiamo la sfida. E attendiamoci pure che ci sia qualche artista particolarmente creativo che riuscirà a scrivere il romanzo Jam Session, ovvero il tema Jam Session, che darà origine a romanzi plurimi. Sono, non sono dei gadgets di puro divertimento o di consumo per distogliere i ragazzini dall'uso del libro, ma sono degli strumenti importanti per il ricercatore. Per esempio il nostro 600, immagino che è uno strumento importante per il ricercatore, e nelle mani di un giovane, di un ragazzo, gli fa venire voglia di leggere libri, non gli elimina la produzione. Se voleva soltanto sapere chi era Cartesio, sostituisce il libro. Ma ponendogli dei contatti improvvisi e possibilità di rapporti tra Cartesio e Gassendi, per così dire, gli fa insomma venire voglia quando sarà più grande. Quindi direi in questo caso il libro non muore, accettiamo la sfida e attendiamoci pure che ci sia qualche artista particolarmente creativo che riuscirà a scrivere il romanzo Jam Session, ovvero il tema Jam Session, che darà origine a romanzi plurimi, senza che questo venga a turbare l'attività precedente della scrittura tradizionale, perché il signor Joyce, senza conoscere le tecnologie digitali, il suo ipertesto lo aveva già scritto. E lo stesso ragionamento credo si ponga con le nuove tecnologie nel caso del cinema. Possono servire al giovanotto per risparmiare un'attesa di 3 giorni che scenda la neve, possono servire all'artista per trarre ispirazione per nuove situazioni, possono servire a chi vuol fare una cinematografia più tradizionale per risolvere un piccolo problema di effetti speciali, potrebbero non servire affatto, non so se vendersi in sala, evidentemente avrebbe fatto male ad applicare queste tecnologie a Im Lauf der Zeit, dove le automobili andavano benissimo anche senza la neve falsa, ma come sempre nella casa del padre le mansioni sono molte. Se mi lasciate ancora 2 minuti, volevo però anch'io esprimere delle preoccupazioni. Facciamo un'analogia con la stampa. Dalla nascita delle prime gazzette, diciamo, dai tempi di Edison in avanti, si parte dal presupposto che quello che è scritto sui giornali è vero. E questa idea si è trasportata anche alla televisione. Io racconto ogni tanto un tragico episodio che mi è successo con mia figlia di 3 anni, che guardava la televisione dove si diceva, non so,
il dolce tal dei tali è il migliore del mondo. Alice dice, no, guarda, non crederci, perché è pubblicità. E quindi la televisione racconta delle storie. Poi si è aperto il telegiornale e ha detto, grande nevicata ieri Torino. Lei mi ha guardato e mi ha detto, non è vero. No, gli ho detto, quando il telegiornale parla, allora dice la verità. Poi c'è stata l'intervista con un ministro che dice, abbiamo risolto tutto. Allora lei mi ha detto, è vero. No, quando però il telegiornale intervista un ministro, non dice la verità. Cioè, questo mi dice qual è il nostro atteggiamento molto complesso nei confronti di un giornale, ma grosso modo si parte dal principio che il giornale ne dica la verità. Ora, in genere, gli intellettuali sanno che i giornali non dicono la verità, attribuiscono la dichiarazione sbagliata, fanno uno scoop, creano un dibattito, un'inimicizia là dove non c'è, falsificano con un titolo il senso dell'articolo, e quindi noi siamo diffidenti nei confronti della stampa, ma non completamente, perché tutto sommato se apriamo il giornale e leggo Fini Berlusconi incontro di pace, dico si incontra. Che sia di pace ne dubito, perché non mi fido di Repubblica, ma gli do credito che se c'è scritto incontro forse si incontrano. Cioè il mio atteggiamento è sempre più dubbio. Per il grosso pubblico non avviene ancora. Quando avverrà e il grosso pubblico si sarà reso conto che il giornale non gli dà la notizia giusta, o quando i giornali avranno insistito nella pratica che hanno iniziato, per cui diventeranno totalmente e non parzialmente menzogneri, si romperà totalmente il patto sociale. Non potrò più acquistare il giornale perché non mi fiderò più. Potrò usarlo come oggetto di fantascienza, fatto narrativo, però si romperà fortemente un patto sociale. Cioè se improvvisamente tutti gli uffici informazioni per definizione dessero informazioni false, si romperebbe un patto sociale, no? Non sapremmo più come interagire, come prendere un tram, eccetera. Ora, cosa è accaduto con l'avvento della fotografia e del cinema? È vero, specialmente col cinema, che si è accettato un principio che in questi giorni è stato citato almeno 3-4 volte, che viene da Coleridge, che è della suspension of disbelief, è la sospensione dell'incredulità. Cioè noi sappiamo che il film ci racconta una storia che non è avvenuta, ma facciamo finta di prenderla per buona. Ma un qualcosa che agisce è una messa in scena, che possono essere stati costruiti degli oggetti falsi, però c'è un'istintiva fiducia che diamo all'occhio della camera. Cosa accadrà quando, con l'espandersi totale degli effetti speciali, anche l'ultimo degli spettatori saprà che tutto quello che vede sullo schermo è come se fosse un disegno o un cartone animato. Cioè, come mi diceva ieri qualcuno, io pianto per Capitani Coraggiosi, ma non per Bambi, perché Bambi era disegno, Capitano Coraggiosi o qualsiasi altro film era, in qualche modo era realtà. Cosa accadrà quando agli occhi del pubblico tutto quello che si vede sullo schermo è come se fosse opera di Walt Disney o di Hanna-Barbera? Io non so dirvi cosa accadrà. Credo che accada più o meno quello che accade alle elettrici di Eva Express, che dicono, ma io lo leggo solo dal parrucchiere. Io so che tutta la storia del nuovo amore di Carolina di Monaco, di questo che ha tradito quella, sono tutte palle, però mi divertono. Poi però questo lettore si muove in modo ambiguo nella realtà, perché sapeva che erano tutte invenzioni, però quando incontra l'attore qui al festival dice, ah, è quello che è stato fotografato con Lady Diana. Cioè si crea un nuovo atteggiamento nei confronti della realtà. Io non so cosa possa portare questo atteggiamento e non voglio neanche fare né della futurologia
né del moralismo, perché già adesso molti di noi sanno che il film usa il trasparente, quindi quando uno guida non è vero che la strada gli sfugge dietro le spalle. Però c'è sempre questa persuasione che almeno il 70% sia realtà. Quale sarà il nostro modo di guardare il cinema quando sapremo che il 100% è ricostruzione? Sarà forse un nuovo modo, così come oggi leggiamo i miti come miti, mentre in certe epoche venivano letti come verità e voce degli dèi. Però lì ci sarà una mutazione genetica nel pubblico. Di quale tipo? Non so. Allora volevamo appunto domandare una cosa che avrà già detto nel dibattito, appunto qual è il suo pensiero su queste nuove tecnologie del cinema e quindi la letteratura. Cioè, vuoi brevemente. Vabbè, dia il ciao. No, riassumo quello sì. Che ho detto in 35 minuti, che la storia degli effetti speciali nel cinema incomincia come l'IS. Quindi il cinema ha sempre avuto a che fare con gli effetti speciali, sempre si è avuto film sensazionalistici che giocavano soltanto sugli effetti speciali, film che non li hanno usati e film che li hanno usati quando è stato necessario. Di fronte a queste nuove tecnologie succederà esattamente le stesse cose, ci saranno film puramente sensazionali in cui c'è gente perennemente sul punto di cadere nel Grand Canyon e il resto della storia non interesserà, film in cui un regista potrà risparmiare 3 giorni di lavoro facendo la neve digitalizzata invece di aspettare che nevichi facendo spendere un sacco di soldi alla produzione, film che non avranno bisogno di usare gli effetti speciali. Se ci pensa bene, anche il Technicolor, che era una forma di nuovo effetto speciale, all'inizio si pensava che fosse molto meglio i grandi classici in bianco e nero. Alcuni film sono nati in bianco e nero e le nuove tecniche che li trasformano in film colorati ci restituiscono delle porcherie. Poi ci sono stati i grandi artisti del Technicolor che hanno saputo fare un Technicolor quasi monocromo, come appunto citavo Scarpette Rosse, solo su variazioni di rosso, e quindi e allora è come l'invenzione della pittura d'olio, poteva solamente dare la stura a piccoli effetti e poi ha prodotto dei grandi artisti. E poi ci sono dei poveracci che manovrano la pittura d'olio e fanno delle porcherie, ma un cattivo regista, anche con tutti gli effetti speciali di questo mondo, non farà mai un film che ci possa prendere. Ti posso fare una domanda? Ma io ho l'impressione che semmai il pericolo sia un altro, che queste preziose possibilità che ci offrono le nuove tecnologie non arrivano in un ambiente asettico, non arrivano in un ambiente dominato da certe forze economiche che naturalmente cercano di portare nella direzione in cui loro vogliono. Quindi con la potenza, visto che purtroppo questa è l'unica forma di arte che ha bisogno davvero di tanti soldi, con la potenza di questi soldi c'è il rischio che portino il cinema sempre più lontano dall'uomo e più vicino all'inutile meraviglia delle serialità del meraviglia. Abbiamo detto, lavorando solo su effetti speciali puoi fare dei film inutili, puramente effettistici. Non vedo invece, me l'hanno già fatta, l'obiezione economica. Perché un'industria che produce mezzi per effetti speciali non ha interesse a tenerli segreti solo per realizzare, poniamo, il film di Hollywood. Ha interesse a venderli a tutti a bassissimo prezzo. Casomai quindi il tuo timore dovrebbe essere capovolto, non che una oligarchia cinematografica usi gli effetti speciali per fare film di grande incasso mentre gli altri non possono, ma che tutti, anche il ragazzino a casa propria, abbia a disposizione gli effetti speciali. Cioè tutta la microtecnologia elettronica mira a diffondere al massimo gli strumenti. Casomai la speculazione è inventare ogni 6 mesi uno strumento nuovo per farti buttare via l'apparecchiatura vecchia e comprare quella nuova, come avviene con le automobili, no? Che gli cambiano la mascherina e la razza del volante e cercano di farti buttare. Questo è l'interesse di chi
produce questi mezzi, ma gli interessi delle grandi industrie che corrono immediatamente alla massimizzazione dell'incasso immediato tendono a quello che è in questo momento il grande effetto e che è seguito purtroppo ancora dal grande pubblico. Quindi scusami un po', nella storia del cinema hai avuto più capolavori o più film commerciali? Molto più film commerciali. E continuerai a averlo con le nuove tecnologie. Io temo di più. La stessa cosa. Speriamo di no, ma certo che... Quello che voglio dire è che la nuova tecnologia invece è a disposizione di chiunque. Poi naturalmente dipende dall'uso e la speculazione sarà... obbligarti continuamente, povero disgraziato, a impiegare 3 milioni per rinnovare anche quando non ce n'è bisogno la tua strumentazione. Ma che miri ad arrivare a... Cioè è come se tu avessi detto l'invenzione dell'automobile permetterà ai grandi imperi di spostare i loro soldati più rapidamente e di vincere le guerre. Non è vero, l'invenzione dell'automobile ha spinto casomai a obbligare ogni cittadino del mondo, anche se non ne ha bisogno, a comprare l'automobile, a usarla quando non ne ha bisogno e a rinnovarla quando non ha bisogno. Pochi sono equilibrati come me che la fanno durare 10 anni, sicché non si deve buttare via, e molti rovinano la famiglia per cambiare un'automobile. Quindi casomai la preoccupazione deve essere un uso immoderato da parte di tutti, e magari anche a fini commerciali o magari per fare della pura sperimentazione fine a se stessa, non il monopolio segreto dello strumento, perché questo è contrario alle leggi del mercato. Senta, davanti alle sequenze di True Lies, è un condensato di reale e artificiale insieme, True Lies, queste somme di effetti speciali che non sono la computer grafica, non è Anna Barbera, non sono neanche cartone animale. Come ci si trova davanti a una visione del genere sapendo che è tutta ricostruita e che appunto non è... È quello che ho detto, cessa la partecipazione. Naturalmente, sapendo che puro effetto speciale, quella partecipazione che mi faceva commuovere o stare col fiato sospeso potrebbe ridursi moltissimo, e allora lo ammiro come ammiro il funzionamento di una macchina ben fatta. O posso andare al cinema per gli stessi motivi per cui andavo sulle montagne russe, cioè per provare alcune sensazioni. Ma ritorniamo, siamo sicuri che quindi il cinema sarà soltanto questo e non ci sarà un artista che riesce poi a impiegare? Non vorrei su questo ipotecare il futuro, cioè abbiamo avuto nel passato tanti brutti film a migliaia, a milioni, che non è che mi preoccupo dei brutti brutti o puramente, appunto, puramente commerciali dei western in cui arrivavano i nostri, però arriva John Ford e riesce a prendermi una situazione tradizionale, riesce a prendermi una diligenza che, come avviene fatalmente nel cinema, le ruote che girano al contrario, usando gli stessi elementi, e ci fa una cosa che rimane memorabile. Quindi, stiamo a vedere. Senta, professore, ma lei nei suoi libri invece usa molti effetti speciali? Ma un giovane studioso nei 50 ha scritto un saggio meraviglioso sulle tecniche di montaggio cinematografico in Omero. E ci sono tutte, vuol dire, anche nella letteratura esistono gli effetti speciali. La letteratura è piena di effetti speciali. Quando Don Abbondio, vedendo i bravi di fronte, si mette il dito nel colletto per poter guardare indietro, se può scappare, è uno straordinario effetto speciale letterario. Quindi, come vedi, gli effetti speciali. Cos'è la retorica? La millenaria tradizione. È una teoria e una pratica degli effetti speciali. E poi ci abbiamo chi usa la metafora in modo sublime, abbiamo i poeti minori barocchi che usano la metafora soltanto come effetto speciale, e noi lo sappiamo e li riconosciamo come manipolatori di effetti speciali a fini a se stessi. Poi invece Shakespeare usa la metafora quando ce n'ha bisogno e non diciamo che ha fatto un'operazione puramente commerciale, anche se in realtà lui faceva operazioni puramente commerciali, ma gli è andata bene.
Grazie. Io però non sono convinto ancora, perché se tu dovessi fare un Bertolini, sei un produttore, hai voglia di fare un Bertolini, però senti il tale, gli applausi strepitosi che stanno facendo quando vedi un effetto speciale, la mia sensazione è quei miliardi che sono quelli che... Io non ho visto Olmi, ho letto solo sul giornale. Mi pare uno che è riuscito a fare una cosa senza effetti speciali. No, io dicevo un'altra cosa. Se tu sei un produttore, hai voglia, devi fare un film, devi fare un programma. Senti gli applausi scroscianti che il pubblico... E allora fai quel film lì. E quindi fai una serie. Ma se io... Dai spazio a quelli che possono fare un Bertolino. Se io ero un produttore del 1940 e vedevo che se c'era sullo schermo Rita Hayworth tutti sarapavano, e se c'era Bette Davis, che poverina non era bella, ci andavano in meno, è ovvio che finanziavo il film. Esiste. E voglio dire, è sempre successo, ma io non dico mica che... E Terenzio e gli orsi. Infatti noi la lotta degli orsi rendeva più della commedia di Terenzio. Ma perché chiamiamo pro e contro? Perché siamo ben felici che esista questa possibilità. Ma c'è anche il pericolo, visto che nel cinema si tratta di soldi, che lo spazio per fare film di un altro tipo vada sempre più riduce. Questo è il pericolo. Sì, ma lì, non c'è come se di fronte all'invenzione della pistola tu mi avessi detto verranno fuori più rapinatori. Guarda che col coltello, con la spada, con la picca, con lo schidione, nella storia dell'umanità, lì rapinatori ce ne sono sempre state. Semplicemente si sono riciclati fino sulla pistola. Non so se ci sono più rapinatori oggi a New York o in una foresta medievale con Robin Hood senza pistole. Quindi, sai che cosa è importante? Distinguiamo la nascita del nuovo procedimento dalla innata propensione umana al male. Comunque è importante ma allora vedi che è un problema etico, non tecnico. Se fosse una questione, scusa, se fosse una questione di pittura, scrittura, eccetera, qui è una questione dominata dalla base economica. In questa base economica c'è anche un pericolo, se non si sta agli occhi aperti, che lo spazio per gli Umberto Di, per Brevran Contre, per Paysat vengano diminuiti a favore degli impieghi. Impieghi comprensibilmente indirizzati in questa direzione. Ma io ti ripeto, siccome vendeva più Gianni e Pinotto di Bette Davis, i produttori facevano più film di Gianni e Pinotto, sto ma gli altri che avevano un esempio di film irrecuperabili anche per i fans, proprio non ce la fai neanche. Oggi ci saranno degli altri Umberto D che utilizzeranno queste tecnologie. No, no, parlo contro Abbott e Lu Costello. Che non avevano effetti speciali, ma uno con una matita e una penna può fare quel che vuole, mentre per fare il cinema ci vuole i soldi chi li deve impiegare fa questo ragionamento. Ha venduto più Gilda, vabbè ha venduto più Gilda, ti lasciamo in pace, già siamo gratissimi. Devo già provare, dove è andato, l'avete ripreso?